Un delicato equilibrio di contrasti chiaroscurali descrive armonicamente la tensione drammatica di una scena liberamente tratta dalla mitologia greca. Il primo dipinto appartenente a questo genere per Rembrandt, che si era dedicato soprattutto alle scene bibliche di genere, ma anche il suo primo nudo femminile. Nell'iconografia tradizionale, Andromeda veniva sempre rappresentata come una fanciulla nuda, incatenata alle rocce. Un soggetto ideale per i pittori che volevano cimentarsi col nudo artistico femminile, che ricordiamo era concesso soltanto nel caso in cui riguardasse divinità o comunque figure della mitologia. Ogni artista ambizioso sognava di essere ricordato come la pelle del suo tempo, l'occasione di poter celebrare la bellezza e la grazia, e così l'essenza stessa della pittura è importante. Rembrandt, il pittore più grande dell'età d'oro in Olanda, pur conoscendo e apprezzando l'operato di Goltzius, Tiziano e Rubens, la coglie e la sfrutta per rivoluzionare il tema. Il tema mitologico è tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. L'avventura viene narrata nella parte conclusiva del quarto libro. La vicenda, che qua riassumeremo soltanto brevemente in funzione dell'opera, rimandando al testo originale per ulteriori approfondimenti, vede come protagonisti principali l'eroe Perseo e la principessa Andromeda. Prima ancora, svolgono un ruolo fondamentale la madre di quest'ultima, la regina Cassiope, il mostro marino Ceto e Ammone, uno dei più importanti oracoli dell'antichità classica. La regina d'Etiopia, Cassiope, o Cassiopea in alcune versioni, era particolarmente vanitosa e gelosa della propria bellezza. La regina arrivò a dichiarare che la bellezza sua e della principessa Andromeda, sua figlia, fosse tale da superare quella di tutte le Nereidi, le ninfe del mare. Tuttavia, una di loro, Anfitrite, la sposa di Poseidone, udì il suono di quelle parole e raccontò il tutto al marito. Poseidone decise quindi di punire la vanità e la superbia di Cassiope. Per farlo avrebbe inviato un flagello, il mostro marino Ceto, che ne avrebbe distrutto il regno. Il re Cefeo e sua moglie, la regina Cassiope, quindi, per scongiurare la catastrofe, chiesero un consulto all'oracolo di Ammone. La profezia di questi, però, fu nefasta e terribile. L'unico modo per placare la furia distruttrice del mostro sarebbe stato quello di sacrificare il sangue puro della Vergine Principessa Andromeda, loro figlia. Come spesso accadeva nell'antichità, le colpe della madre finirono per ricadere sulla figlia, che, sebbene non colpevole, venne comunque incatenata alle rocce per essere data in sacrificio al mostro marino. Da questo momento le vicende degli attori principali si incrociano. E il dramma di Andromeda si innesta nel percorso epico di Perseo. L'eroe, reduce da grandi imprese, come la vittoria contro Medusa e quella contro il titano Atlante, trasformato in montagna attraverso il potere dello scudo, e anche queste narrate da Ovidio, durante il suo pellegrinaggio giunge fino alle terre del re Cefeo. Perseo è in volo sui calzari di Hermes, attraversando il mare. Vede Andromeda per la prima volta. Le sue braccia sono incatenate ad un masso della scogliera. Ignaro della sua identità, finisce per invaghirsi della donna. Racconto Ovidio, aperte virgolette, se la brezza non le avesse scompigliati i capelli e calde lacrime non fossero sgorgate dagli occhi, una statua di marmo l'avrebbe creduta. Perseo, senza avvedersene, se ne infiammò. Rapito dal fascino che quella stupenda visione emanava. Chiuse virgolette. Perseo dall'alto riesce a cogliere le lacrime, un segno di umanità, i capelli e la bellezza di Andromeda. Affascinato da quella visione, l'eroe a terra interroga la donna, ma questa, per pudore, mantiene il silenzio. Andromeda riprende a piangere, ma l'insistenza di Perseo la spinge a sfogarsi. La donna rivela all'eroe il suo nome. E la triste verità. L'oracolo di Ammone aveva ordinato che lei pagasse con la vita la presunzione della madre. Il racconto però viene improvvisamente interrotto dall'apparizione, tra le onde,
del gigantesco mostro marino mandato da Poseidone. Nella storia di Ovidio sono presenti anche i genitori di Andromeda, che iniziano a piangere e disperarsi. Ma a quel punto interviene Perseo, l'eroe, che ricorda il suo coraggio in battaglia e le sue divine origini. Egli, infatti, è figlio di Zeus e Danae. Perseo si offre di liberare Andromeda. Promette di liberarla, ma in cambio chiede la sua mano ai genitori, che accettano senza esitare. Lo scontro ha inizio. Il mostro non viene specificatamente descritto. Ceto, letteralmente mostro marino, potrebbe essere un grosso cetaceo contaminato da altri elementi mostruosi. La base di una balena, oppure quella di un capodoglio. Tuttavia, nella storia dell'arte viene sempre preferita un'interpretazione più vicina al mondo dei rettili e dei serpenti. Ovidio insiste sulle dimensioni e sulla forza del mostro, capace di fendere le onde come una grossa nave. Perseo non si lascia intimidire e spicca in alto il volo. Il mostro, spiazzato, riemerge lentamente dall'oceano. Ma non appena la sua ombra diventa visibile sulla superficie dell'acqua, Perseo si lancia sulla creatura, affondando nel suo dorso con la spada. Il mostro marino perde il controllo. Infuriato, cerca di uccidere l'eroe, ma Perseo, con la sua abilità, evita tutti gli attacchi. I calzari magici, tuttavia, perdono di efficacia per colpa dell'acqua. Perseo allora atterra su una scogliera. E non appena Ceto cerca di divorarlo, estrae la spada, affondando nelle sue viscere. Il mostro è finalmente vinto. L'esito è positivo e la storia si conclude con un lieto fine. I genitori di Andromeda accolgono Perseo in famiglia. Le catene sono state finalmente spezzate e i due giovani possono sposarsi. L'intera vicenda appartiene al genere della damigella in pericolo. Tuttavia, andando oltre la banalità dell'intreccio, ci rendiamo subito conto di come l'interpretazione di Rembrandt si discosti notevolmente dal tenore letterario del testo, pur rimanendone fedele nello spirito. A partire da un aspetto fondamentale, l'assenza del mostro. Inutile sforzarsi per cercarlo, non è stato dipinto. Tuttavia, e qua sta l'abilità di Rembrandt, possiamo comunque percepirne la presenza attraverso gli occhi e l'espressione inorridita della principessa. La versione più convincente del mostro marino è quella offerta da Tiziano, che dipinge un drago gigantesco. La splendida figura di Andromeda, la tensione e l'incredibile dinamismo realizzato dal grande maestro veneto ispirarono anche Rembrandt. Altra versione notevole è quella realizzata da Rubens, che si occupò più volte del tema, nota anche col titolo dell'incoronazione di Perseo. Qui il pittore si discosta dal tema, introducendo altri elementi, come il cavallo alato Pegaso e soprattutto i putti che sciolgono le catene di Andromeda e incoronano l'eroe. Un delicato drappeggio di luce copre i genitali di Andromeda, elemento ripreso anche nella versione di Rembrandt. In quella di Rubens, così come in molte altre che abbiamo visto, il protagonista e attore principale è l'eroe Perseo, in piena conformità col mito narrato da Ovidio. La versione di Rembrandt è estremamente interessante, non soltanto per la tecnica pregevole. L'artista rinuncia a sviluppare il tema della damigella in pericolo in attesa del suo sposo salvatore. Qui manca sia l'eroe che il mostro. E questo aspetto è ancora più sorprendente sotto certi versi. Della creatura marina sappiamo l'esistenza. Percepiamo la presenza nella tensione che squarcia l'aria. E tuttavia ne ignoriamo le sembianze. Tutto si concentra sull'attesa, sull'angoscia, sul terrore più psicologico. Lo sguardo di Andromeda è stanco e sconvolto, paralizzato dall'orrore dettato prima di tutto dall'impossibilità di muoversi. La giovane è spettatrice passiva degli eventi. Non esiste alcuna via di fuga e di ciò è perfettamente consapevole. La contrazione dei muscoli facciali, l'adrenalina, la tensione, vengono percepiti indistintamente dallo spettatore. Andromeda incatenata, proiettata in avanti, Rembrandt realizza magistralmente lo sforzo muscolare, cardine della tensione compositiva e l'espressione del viso, una maschera di terrore. Toni elagici, ambienti cupi
e carenza di dettagli nello sfondo descrivono efficacemente il panico e l'incertezza. La tensione narrativa viene efficacemente espressa dallo sguardo della fanciulla, proiettato a destra verso un punto che fuoriesce dalla tela. L'elegante drappeggio bianco, di gusto classico, reso con pennellate più corpose, sottolinea la curva della pancia. Rembrandt insiste particolarmente sullo sviluppo obliquo dei seni e sulle pieghe sulla spalla sinistra. Le tonalità scure servono per creare contrasti visivi e far risaltare il verde della vegetazione e il rosso della terra, elementi idealmente contrapposti all'azzurro dell'ambientazione marina. Rembrandt descrive sommariamente fiori e alghe. A differenza della figura principale, questi elementi vengono dipinti direttamente sulla tela, senza necessità di disegno. Per il suo affronto alla bellezza, il pittore immagina un'ambientazione ancestrale, primitiva, un luogo mistico, soffocante e pericoloso. Rembrandt, attraverso l'esperienza maturata con l'incisione e l'inchiostro su carta, realizza un chiaroscuro pregevole e straordinariamente efficace, che contribuisce nella costruzione del pathos della scena. Ogni cosa è in funzione della pittura prima di tutto, del messaggio e della narrazione del mito. In questo senso, la torsione del corpo e la luce che lo investe descrivono e raccontano, rendendo lo spettatore partecipe dell'evento. Rimuovendo Perseo, il mostro, rimane soltanto un elemento chiarificatore riconducibile in maniera esplicita al mito, le catene. Non un elemento di sensualità o di erotismo, né tantomeno di derivazione mitologica, bensì di panico e puro terrore in chiave realista. La protagonista è una prigioniera a tutti gli effetti. Il terrore viene reso manifesto dalle pennellate terrose sulle labbra, simili a rivoli di sangue, e sulle ciglia. Nella sua opera, l'artista si discosta da tutti i canoni classici della pittura su estetica, posa e proporzioni. Nessuno, prima di lui, aveva mai azzardato una rappresentazione tanto cruda e realistica di una tortura. L'esperienza maturata con Andromeda porterà alla realizzazione di altri dipinti noti, come il capolavoro di Geremia realizzato nell'anno successivo. In questo caso, lo sfondo è identico a quello visto con Andromeda, una dimensione infernale per alludere alla distruzione di Gerusalemme. Meritano una menzione anche i successivi nudi sul tema mitologico, come i gruppi di figure che possiamo ammirare in Diana e le ninfe, e la bellissima figura di Danae, madre di Perseo. Tutte queste opere devono molto al capolavoro dell'Andromeda incatenata. Per una migliore comprensione, consideriamo una poesia e soprattutto un dipinto strettamente correlati al tema. Il componimento poetico è tratto dal capolavoro Una stagione all'inferno di Rimbaud. Il poeta accoglie amorevolmente la bellezza sulle sue ginocchia, salvo poi trovarla amara e insulsa. La bellezza di cui parla è quella idealizzata, intesa come concezione estetica dell'arte. La riflessione filosofica viene innestata in una demoniaca dimensione sovrannaturale, ancestrale, soffocante, pericolosa, come l'ambientazione soltanto accennata da Rembrandt. Qui si mescolano ossimori e contraddizioni esistenzialiste. La nostalgia dell'infanzia e della gioventù, ingenua e gioiosa, simboleggiata dai cuori che si aprono, dal vino che scorre. Quindi, la cinica lucidità della disillusa età adulta, armarsi contro la giustizia, fino al combattimento, la ribellione in prima linea, le streghe, l'odio, la miseria, fino ad assaporare, con cognizione e consapevolezza, il miele amaro della bellezza. Acida perché non salva, aspra perché delude. Il cammino di Rimbaud lo porterà a considerare ogni cosa inutile, persino la poesia. Rembrandt, viceversa, prese proprio dalle streghe e dalla miseria il materiale più prezioso per poter dare un senso nuovo alla propria arte. Allontanandosi dall'idealizzazione, reinterpretò il mito dipingendo una persona comune, con tutte le sue imperfezioni e fragilità. Arriviamo quindi al punto più importante, quello conclusivo di questa analisi. Rembrandt come nuova pelle,
il pittore più importante e famoso della sua epoca. Per Pablo Picasso, il maggiore di tutti. Rembrandt come nuovo Zeusi, come nel celebre autoritratto che realizzò in tarda età. Rembrandt si sente vicino a Zeusi, uno dei maggiori artisti del mondo greco. Il mito narra che un giorno questi ricevette una commissione particolare per un dipinto, un ritratto della dea Venere, su espressa richiesta di un'anziana signora, che si offrì anche spontaneamente di posare da modella per il pittore. Questi, divertito, accettò. Tuttavia, mentre dipingeva, non riuscì a trattenere una risata. A quel punto, istantaneamente, morì. La storia del mito ci insegna che la verità non dimora nella rappresentazione idealizzata di leggende e divinità. La risata di Rembrandt è un monito. Il naturalismo anticlassico, la via per la riscoperta della più pura essenza dell'arte. Nel suo capolavoro dell'Andromeda incatenata alle rocce, Rembrandt si allontana dalle convenzioni classiche e dalla tradizione in materia di pittura mitologica. L'artista rinuncia alla bellezza idealizzata per proporre una donna semplice, sola, abbandonata al suo destino. Non troviamo eroi volanti e mostri marini, ma una rappresentazione più cruda e realistica, introspettiva allo stesso tempo, della vicenda. Non c'è più bisogno dell'eroe e del mostro, che diventa semmai il pittore, il filosofo, il rivoluzionario. Come nuovo Zeusi, Rembrandt non ride più della modella, ma del pubblico e di tutte le convenzioni.